Grazie onorevole Schlein. Per 1 minuto e 30, prego Elli. Grazie Presidente. Vorrei ringraziare le due correlatrici, Chienghe e Mezzola, per il loro lungo e difficile lavoro per arrivare a questo rapporto. L'approccio olistico del rapporto è fondamentale ed era ciò che avevamo apprezzato anche nell'agenda europea dell'immigrazione. Ma oggi siamo più preoccupati perché questo approccio si sta perdendo. Avremmo voluto vedere più coraggio nella comunicazione della Commissione di settimana scorsa sulla necessità di riformare il sistema europeo comune d'asilo, con una sola posizione forte anziché diverse alternative. E chiedo con forza alla Commissione di non lasciarsi trascinare dagli egoismi dei governi verso il solito e fallimentare approccio securitario. Noi siamo disposti a lavorare solo su una riforma ambiziosa e complessiva di Dublino, non su ritocchi cosmetici. Che senso avrebbe affermare, come facciamo qui, che Dublino è finita, che non funziona e che va superata, e poi fermarsi a una Dublino Plus? Sarebbe un accanimento terapeutico. Il rapporto chiede chiaramente di mettere al centro la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità e chiede di superare definitivamente il criterio del primo paese d'accesso. Ma si spinge più in là, verso una centralizzazione dell'esame delle richieste d'asilo, che diventerebbero responsabilità europea. Quel che accade ai domeni è motivo di vergogna per ogni europeo. Persone che non dovrebbero nemmeno essere lì se i governi si fossero presi le loro responsabilità e mantenuto i loro impegni sui ricollocamenti. Deve essere chiaro che finché i ricollocamenti non partono per davvero, l'intero sistema non può funzionare. Grazie. Grazie. Onorevole Judaskowski, per 1 minuto ne ha facoltà. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, w wielu wypowiedziach pada słowo solidarność, ale chciałbym podkreślić, że tylko Europa bezpieczna i Europa odpowiedzialna może efektywnie udzielać pomocy uchodźcom. Tylko